io sono Marcus Crome e signore e signori, bentornati in una nuova puntata della Sky Factory. Questa puntata è un po' strana perché mi fermo un attimo, raga. Mi sono rotto il cazzo del vetro e l'ho tolto. Ma come l'ho tolto? Ho scoperto una cosa fighissima. Non la sapevo questa cosa bellissima. Se tu praticamente utilizzi la webminer di questa edizione, che cos'è sta roba? Silver Ore? Perché la Silver Ore non si va a cicciottare qui? Scusate, ma devo ogni tanto bisogna controllare che tutto faccia tutte cose. Vediamo, ecco il silver, tac, non ci serve un cazzo. Mi manca un po' la thermal, non trovate? Però va bene, noi lo mettiamo a fando, Ho fatto il Dark Glass, che è questo qui, però sto tergiversando, lo so, ho fatto un sacco di cose. Questo qui, ok, molto bene. Molto simile al Tinkered Glass, che è praticamente identico. Allora, di qua, eccolo qua, ho fatto uno, aspetta, però prima torniamo a quell'altra cosa. È correlato, è tutto correlato però, ragazzi, è tutto correlato, quindi, velocissimamente. Se io rompo un blocco con la webminer, si rompono tutti i blocchi vicino, no? Lo sapete. Ma io non sapevo che se rompono infiniti blocchi fino a quando non ti scende la barra della fame, perché usare il piccone, fa scendere la fame. Quindi, se io ho a lot of cibo, cioè no, vabbè, io ho la barra del cibo pieno, posso arrivare con una picconata sola a togliere un botto di blocchi. Ad esempio, questi. Cioè, rendetevi conto dell'entità, di quanti cacchio siano. Vediamo se ce ne abbiamo nell'inventario. Adesso arrivo pure al drago, Io tengo premuto capital. Faccio così, guardate. Vedete, il piccone prende usi, però usa RF, quindi si ricarica. Ora guardate i cosciotti come scendono. E si ferma. Perché si ferma? Non perché il piccone ha finito la durabilità, ma perché io ho finito la barra del cibo e quindi non posso più fare azioni. Cioè, non so se funziona in Minecraft così. Qui funziona così, no? Esatto. Mojang, non rompere i coglioni. Allora, che cosa ho fatto? Ho detto, voglio un cibo buono. Effettivamente io non ho cibo, uso il pane. Mi sembra un po' una merda. Poi ho detto, va bene, l'ottica di togliere il vetro, però questa qui è una merda. Sì, dai, che lo faccio? Esoso. No, torniamo alla natura. Voglio farlo di grass, ragazzi. Ma comunque, ritornando al cibo, qui mi sono scordato di questo. Oppela. Yeah. Ho fatto uno spawner di zombie. Eccolo laggiù. Questo spawner di zombie incredibilmente spona zombie. Lo so, fate fatica ad immaginarlo, però è così, ragazzi. Mi dispiace, sta cosa che il Dark Glass si rompe è terribile. Queste sono cose mie, è terribile. Vabbè, tanto lì non possono prendere fuoco, ci mettiamo questo. Allora, che cosa succede? Questi zombie vengono picchiati da un mechanical user con dentro una solidium dagger. Clicca sull'entità, tasto sinistro, e usa soltanto questo slot. Questa qui l'ho incantata, ma guardate quante cose collegate, dopo arrivo pure a quello. L'ho incantata di qua con i mana pylon. Vi ricordate i mana pylon? Praticamente ognuno di questo vale come 8 librerie, o 20, o 30, non lo so, comunque posso fare il livello 30. Ho messo la spada dentro, mi è uscita, ritorniamo di qua, grande Botania, come vai? Mi è uscita con Sharpness 5, Looting 3 e No Back 2. Con, ritorniamo indietro, l'enderaio, ho preso il liberculo della quella con l'ossidiana di Unbreaking, io l'ho messa dentro, tanti livelli di esperienza, ragazzi. Ce li abbiamo, qui è finito, quindi qui dentro ce ne dovrebbero stare, perché? Ah, ce li ho io, è vero, li ho usati, 38 ne ha fatti nel frammento, ragazzi, che goduria, goduriosa, perfetto. Quindi, poi c'è un sistema bellissimo, cioè bellissimo, è tranquillissimo, in cui una spada con 243, quindi con i metadata attivi, viene ciucciata, va nell'item repair. L'item repair lo carichiamo con questo perché altrimenti costerebbe troppo. E soltanto una spada. Non l'ho messo il filtro? Fatemi fare una prova. Non so se me la toglie. No, non me la toglie, me la toglie soltanto quando ha fatto. Bravissimo, quando la mette in bottom. Vedete? È molto veloce. Questo ciccio ce la fa comunque, quindi non so, non ho idea di quanto consumi, però ce la fa. Quando si ricarica totalmente, quindi ha 400 di durabilità, ma non scende dopo 400 usi perché ha Unbreaking 3, viene presa e rimessa qui dentro.
Guardate ragazzotti, il ben di Dio, abbiamo un sacco di zombie chunk, l'experience chunk sinceramente, e ogni tanto, visto che prima l'avevo fatto tutto buio ma non mi piaceva, l'avevo fatto tutto col dark glass ed ecco lì che l'ho perso, mi sono spuntati anche degli spider, dei creeper, qui c'è un altro zombie, mi pare di aver visto un'altra cosa, eccolo qua, skeletron e tutte cose, molto bene. Noi qui possiamo continuare a tenerla attiva, sarebbe carino mandare la Rotten Fresh, che oggettivamente Fresh non credo si chiami, Flash, come Flash Gordon, sarebbe carino mandarla qui dentro, perché oggettivamente che cazzo ci faccio? Non lo so. Perché ho fatto i Chunk Antonio Calabro? È presto detto. Piove? Ah no, aspetta. Vai Gecko! Badaboom! Sì? Ancora no, sì, ci siamo quasi. Non piove più, ragazzi, che spettacolo. Adesso dovrebbe spuntare il sole tra 3, 2, 1. Oh yes, oh yes. Ma perché me lo metti a mid, scusa? No, non lo voglio a mid, voglio che me lo metti a sunrise, sunrise. Allora, mettiamo qui dentro a cuocere gli zombie chunk che diventano Tier 1 mob chunk, e quindi, signore e signori, ci si permette, ci si aprono nuove porte, ovvero tutte le essenze, essence, anzi facciamo seed, che passa la paura, dei mostri, chunk, facciamo così e tagliamo la testa al toro. Quindi io posso ottenere le bistecche, posso ottenere la lana, ecco, questa potrebbe essere interessante, molto molto interessante, però ogni volta, andando qui, devo metterci il livello corrispettivo. Vediamo un po' che cosa si fa con il livello 1. Lo zombie e basta. Poi per forza livello 2. Allora, facciamo tanti livelli 2. Ma tanti, cioè tutti quelli che ho. Bada bim e bada bam. Livello 2, che ci si fa? Vedete tutti gli animali? Oh yeah, gli slime, che carini. Molto bene, molto bene, molto bene. E per ognuno di questi ne servono 4. Quindi, ragazzotti, è tranquilla. Perché voglio fare quella dei materiali? Perché innanzitutto ci stanno certe cose che da farmare sono difficili, ok? E poi, voglio una cosa automatica che mi riempa. Un Baconator, non ce l'ho. Nator, no, Nator. Eccolo qua. Abbiamo un, sì, un Baconator, si chiama Nator, e un Crooklynator per i polli. Esattamente, vediamo se riusciamo a fare quello del pollo, no, del pollo, del porco. Ehi, tu porco, leva le mani di dosso. Uno, sì, due, tre e quattro. Perfetto. Abbiamo così tanta Roblox Shop e io non me ne sono mai fottutissimamente accorto. Davvero? Ok, quindi facciamo così. Andiamo a prendere un tier 2. Mazza, che schifo, fai, cioè, un tier 2 così spuzzoloso. E dovrebbe darci la pig essence con cui fare la raw porcacioppe. Cammina, cammina, cammina. Marcus Cron pianta il semino interessato e rimette la OE. Qui devo fare un'altra farming station, altrimenti non ci si capisce un cazzo. Allora, torniamo a noi. Qui dobbiamo buttare giù. E voilà, vedete il piccone come fa? Oh yes, e poi te li dai in mano. Wow, davvero wow. Buttiamo tutto dentro, opela, andiamo a cercare l'essence di maialino impestato. Eccolo qua. Andiamo a metterlo dentro a uno di questi che però abbia uno spazio libero. Yeah, questo qui ce l'ha. Com'era così? Nope. Era qua sopra. Perché non l'avete fatto? Non lo so, ma va bene lo stesso, signori, ecco qua. Bam bam bam, Raw Pork Shop che ovviamente vogliamo vadano a cuocersi. Guarda il pollo! Vabbè, però non lo farmo. Questo invece lo farmo. Pollo terrorista! Allora, il pollo io lo metterebbi in una Ultimate Furnace perché è davvero importante. Però qui è pieno, qui è pieno, qui è pieno. Questo qui me lo dà il setacciamento e quindi non vogliamo, mi faccio al volo una furnace di livello ultimate perché posso e quindi vaffanculo. Puntata che abbiamo messo a fare questi qui che, e questo ciccio ci dà il mica male, ok?
Ho lasciato tipo per 2-3 ore mentre io e Shift ci vedevamo un film Minecraft acceso perché non siamo su server e mamma mia che casino. Stai calmo, vediamo un po' se funziona adesso. Sì, la luna va di là. Molto bene, vai di là. Sì, vai luna. Ciao, ciao luna. Meglio, 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 perché così ci mette, cioè, capito, mi godo tutto il giorno e poi vaffangulash. Dicevo, ha fatto 95 mica, pochissimo. Guardate le Nether Star fino a quando non finivano le teste. Incredibile, un botto. Ah, che bello, adesso posso fare così. Scusate, ho soffocato un ruttolo, lo ammettolo. Dove ho messo il mio pezzo di redstone? Eccolo qui. Sono rientrato di un pochino. Ah, perché ho le teste di Enderman nell'inventario? È Marugus Cron. Ok, ho ripreso queste qui. Posso riattivare la farm di Wither. Andiamo di qua e andiamo a mettere le testacce qui intorno per fare l'ultimate furnace. Avrei potuto fare quell'altra, quella rossa, però 100% di utilità contro, cioè di efficienza contro, beh cazzo, 9000% è tanto. Mi servono due exporter e un importer. Non so perché degli importer ce n'ho tanti e degli exporter ce n'ho pochi. Quasi quasi ne faccio 64. Possiamo farli? Sì, li facciamo. Vaffanculo, così non li devo più richiedere. Possiamo metterle gemellate, così risparmio spazio. Ultima frontiera, da questa mi inculo un pochito de coal, ma tanto ne usa molto pocos. E qui dentro ci mandiamo le brascioles de maiales a cuocere. Molto bene, ragazzotti. Oppela, veloce come il vento. Se pecker, però ci dobbiamo mettere di speed upgrade, perché sennò non da funzia un cazzo di niente. E tutta la velocità della nostra fornace va a fangulos. Op, no, che cosa ho fatto della mia vita? L'ha cotto? Ma siamo seri? Cioè, non lo so, forse il cane ha qualcosa da ridire. Sento che abbaia. E va bene così, adesso tutto los mangiosos viene dentro le nostre tasche. Come si chiama? Pork shop. Eccola, porco. Olè, adesso prendiamo un Baconator, no, Conator, come cazzo, Nator, ecco, ma ce l'ho in manos, sono un deficiente, prendiamo, mangiamo con Shift, adesso il nostro amico porco dice che ha mangiato 64, 62 Cocket Pork Choppers. Ma che bello, può prendere Epic Bacon anche, interessante, sarebbe carino farmarlo, oh yeah, comunque. Ok, adesso non dovremo più avere. Ma ci devo cliccare lo stesso. Ma no, pensavo che fosse come quello OP della Darkcraft che te lo devi mangiare. Vabbè, è sicuramente più comodo, però vabbè, sono un po' triste. Poi porta 60. Scusa, porti 64! Ma non c'hai senso! Così? Vabbè, non ho capito. Se qualcuno volesse darmi delle citazioni al numero in sovraimpressione sarebbe molto gentile. Allora, pensiamo un po' al verde. Signori, il verde, Wand of Swapping. Tan, 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 tan. Facciamo così. È uguale, oh yeah, fino al massimo di 7 blocchi. Soltanto che non ci bastano, quindi dobbiamo necessariamente... Ho 100 pezzi di dirt, ma siamo seri? Di grass ne ho 33. Perché nessuno qui vi ha mai fatto... Cosa? What the fuck? Seriously? Perché nessuno ha mai fatto una farm di dirt dopo l'inizio? Giusto, perché ho sempre costruito sulla pietra pomice. Ah, dirt essence. Dirt seed, anzi, seed. Eccolo qui. Facciamone un paio, anche così, esatto. Ma che schifo, ragazzi, che vergogna. Marcus Cron, cioè tutte cose e poi non c'hai la dirt. Vergogna, dirt. 4 pezzi, quanto me ne danno? Dimmi che me ne dai tanto. 24.
24, il grass block invece me ne dà 12, ma sinceramente col grass block che cazzo c'è fame? Che cazzo c'è fame perché scrivono col grass block? Così? No, che è il pozzol? No, non lo voglio il pozzol. Tu sei il pozzol. Bam! Sì, molto bene, esatto. Però me ne vuole 4 pezzi. 4 pezzi, avete capito? 4 pezzi. Me gusta la mangusta? Può darsi. Ma sapete che c'è? Che se io qui non metto il pork chop, i cosi non entrano. Quindi se vediamo. Vedi, eccole le essenze. Brutto rincoglionito di un Marcus Cron. Starete sbracciandovi da ore, ma raga, vi svelo un importante segreto. Io non posso vedervi. Già, lo so che non pensate, però invece è così. Quindi adesso dovrebbe arrivare un pochino di dirt di 90 pezzi. Mamma mia, non ce la farò mai. Perché non ho controllato prima di fare lo stronzo? Oh, sbam, sbam, sbam. Sbada bim. E signori, come non hai abbastanza esperienza? Ma che cosa? Ma quando? Ma oddio, aspetta, ma non è che mi sta facendo pure sotto? Ah no, sotto non c'è, è andato via. Sotto è tutta brrrr, sto. Va bene, va bene, va bene. Non abbiamo abbastanza esperienze. Ma perché non funziona l'RF queste cose, scusa? Cioè, una volta funziona l'RF, una volta Antonio. La posso caricare anche. Perché? Vedi? Vedi, me la fa caricare la bastarda. Cioè, me la fa mettere dentro, però. Nope, esatto, proprio nope. Vediamo Dirtolomeo. Oh, 49, 49, 49, il treno Italo. Ragazzi, ecco qua, ha fatto tutto quanto. Voglio morire, voglio. Faccio una farm soltanto di cosa? Di dirt. Come faccio a farla? Non posso farla. Posso farla? Non la posso fare. Come faccio a farla di più? Riempio questo. Faccio tantissimi di questi. Sì. Se ho finito pure la dirt, ma te rendi conto? Ho finito tutto. Togliamo le cose, i semi, non ci interessa di niente. Non ci interessa più di niente. Togliamo questi, sì, vaffanculo, che ce ne facciamo dei diamanti se non abbiamo la terra? Perché ve lo voglio ricordare che dalle puzze crescono le terre, ma i diamanti non sull'acqua. Mi sono un attimo intortato qui dentro. Quindi vorrei insieme a voi fare così. Yeah, very good, molto bene. E poi bam 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 bam. E alla fine ci mettiamo un Wither Skeleton. Magari il Wither Skeleton, ecco, ci potrebbe essere cioè, utile. Esatto. Perché è ah, non si è fermato perché. Ecco qua. Beh, adesso un po' di dirt ce lo dovrebbe dare. E che cazzo? Sono passati appena 5 minuti e voglio. Innanzitutto vorrei dezoomare la minimappa perché se siete un coso. Ok, così, perfetto, grazie, grazie Ciccio. E 700, ragazzi, forse ho esagerato. Fra 5 minuti mi si riempie l'Applied, però va bene. Dov'è finita la Wanda? Wand of Swapping. Allora, qui ho messo un bel cubo di grass perché con Reinforced Antonio Calabro tecnicamente dovrebbe espandersi in men che non si dica. Ed eccola qua, ed eccola qua, ed eccola qua. Andiamo a continuare la nostra opera un po' grossolanamente. Stiamo attenti a non colpire niente di importante. Mamma mia! No, ho finito già i blocchi. Ho finito 700 blocchi. Solo per sta cagata. Minchia! No, regà, quanta me ne può servire, scusate. Allora, io sono il trasportatore di grass. Sono il trasportatore di Kraus. Questa mi sa che me la faccio off camera. Perché ci si mette davvero troppo lì, mortacci. De stracci, de tu nonna, quella la ida. Però è bellino. Dai, raga, voglio fare giardino. Cioè, voglio una cosa un po' più shanty. A proposito, Wanda, dove sta? No, Travel. Eccola qua. Ogni tanto, cioè, vorrei capire come cazzo funziona sta cosa. Perché io faccio. Oh merda. Allora, scusate, vedete che è scesa? Guardate, galline, essenze, galline, hub, galline, hub. Vedete che sta a meno della metà? Perché questo non la ricarica?
Questo qui è il WiiWare Corn, è come la batteria. La batteria della questa, dell'Actual Addiction, non la carica. Come mai? Vabbè, ragazzotti, direi che il vostro signor Marcus Cron ha fatto una puntata scialla, 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 scialla et rilassantem, dove abbiamo fatto un pochino di cose utili e un pochino di cose inutili. Ovviamente con i chunk, anche se è carino che spunta qui, forse, forse, forse no. Perché? Perché? Vabbè, lo farò a mano quello. Dicevo, oddio, ma no, ma sei stupido. Sei stupido, mi togli il gras. No, sei stupido, sei una Wanda stupidissimissima. Dicevo, vabbè, questo qui forse lo teniamo, non lo so, qui devo chiudere, che altrimenti è tutto schifo. Mi piace questo ritorno al prato verde, bello camminare in una prateria verde. Che cazzo stava a dire prima? Mi sono dimenticato. Ah, sì, i chunk li utilizzeremo quando ci servirà un mob, il drop di un mob specifico da farmare, che ne so, tipo le Gastier. Ci va davvero di andare nel Nether a prenderle? No, 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 le farmiamo così, eccetera. Però per il resto, se ci serve qualcosa di comune, che cazzo ne so, il pollo lo faccio io off camera, non vi preoccupate. Quindi, signore e signori, questa era la Sky Factory super laggosa perché Marcus Cron apporta modifiche importanti e non va più detto che cazzo ci andrà là, ma lo scoprirete alla prossima puntata. Se qualcuno poi sa. Ah no, anche il drago mi sono scordato. Sì, ok, lo so, il pesce. Farm nella prossima puntata. Solare alla prossima puntata, cose tutte. Come si tolgono queste cose, raga? Cioè, vedi, cioè, qui c'è il Wither che mi guarda. Sta a guardare e io ho paura, però non si tolgono. Cioè, stanno qui da. L'ho aggiornato il pacchetto, l'ho disaggiornato. Non si tolgono. Vabbè, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!